Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre il Giulio di Muscolo e Vita. Oggi un video un pochino diverso, sto a Londra, sono venuto a trovare Ele che abita a Battersea a Londra, che è proprio accanto al fiume. Infatti se potete vedere là c'è tutto il fiume. È mezzogiorno, oggi è un workout push di forza. Come primo movimento faremo il flat bench press, provo a fare almeno 100 kg, forse faccio 100 e qualcosa al lato perché appunto voglio progredire. È anche vero che però la palestra è una palestra diversa, quindi magari i pesi sono più pesanti, quindi vediamo di lavorare con i pesi che riusciamo. Godetevi questo video, mi raccomando, lasciateci un bel like e iniziamo. Intanto questo è tipo uno dei super palazzoni del Riverside, c'è anche una macchina veramente pazzesca là in fondo. Invece qua è dove ci sta un sacco di gente che viene a correre proprio sul lungo fiume, lungo il Thames, che magari non è proprio bellissimo se piove, però sta uscendo il sole e magari è carino farsi una bella corsetta. Ecco la palestra, the gym. Da fuori sembra bella piena, speriamo che non ci facciano problemi a fare appunto i video qua. Vediamo un po'. Grazie. 1, 2. Ragazzi, sono appena arrivato qua e sono riscaldato un attimo per fare il circuito di mobilità che faccio di solito. Qua c'ho il primo esercizio, è la panca piana, è una panca un po' diversa, un pochino più basso. Mi sto riscaldando in questo momento, ci ho appena messo 30 kg al lato, come vedete. E niente, lascio ancora, mi sembra un paio di rep in questo, poi vado a 5 paio di rep e poi proviamo 100 kg, vediamo là. Male, 6 reps da. Allora ragazzi, avevo iniziato filmando l'allenamento, poi ovviamente non dovevo dire che non potevo filmare così, quindi ho fatto, completato il mio allenamento, ho pensato però alla fine di farvi vedere, proviamo a filmare adesso un po' così, un set di panca, poi ho fatto spalle, overhead press, vi faccio vedere subito, poi ho fatto una mattina, ovviamente un po' di l'allenamento, spero che sono riuscito a farvi chiaro che cos'è che ho fatto come allenamento.
diciamo che non è lo stesso che un allenamento fatto in palestra a me, con tutti i pesi che conosco, con le macchie, con tutto il tempo che voglio. Ho dovuto un attimino diciamo sintetizzarlo, non ho fatto così tanto volume quanto volevo, però la cosa importante in questa occasione è che fate i movimenti composti principali e che progredite di forza. Poi tutti quelli di isolamento, se avete poco tempo, se dovete saltarli, va bene. La cosa importante per un lift naturale sono i movimenti composti. Detto questo, è stata una bella, diciamo, mo sto molto meglio, mi sento meglio ovviamente dopo la palestra. Adesso andiamo a casa e penso che poi facciamo un giro per Londra. Qua a Londra ci è arrivato un bel pacco My Protein, scartiamo insieme. Le forbicine. Le forbicine. Ma oh, vedi, c'è proprio dagli enti, della gestione, del domiciliare. Comunque, adesso che ci sono arrivate anche qua, allora, uno shaker, come dico sempre, non possiamo mai avere abbastanza shaker. Amore, sono arrivate le Six Layer Bar, queste sono le nuove barrette. Ma grotti, cioè, ma sono spessissime. Buone. E sono praticamente, hanno 6 strati e ci sono birthday cake, questo è chocolate sundae, però il cioccolato, questo è limone, meringa al limone, meringa? Sì. Meringa. Quella che ti ho detto di prendere. E questo è cookies and cream. Ancora non l'ho provata, ma dalle foto sembra pazzesca. Poi mi farei sapere, giusto? Sì. Questo è per te, amore. Se volete andare a vedere le cose che ha preso My Protein, c'è un sacco di cose carine per le ragazze. Questi sono per me, per te, per te, per te. Avevo preso solo una cosa io. Sì, perché ti hai ritolto, sciocchino, ti hai ritolto le cose. Ragazzi, è stato importante che mi sono arrivati qua i nuovi pantaloni che voglio da un sacco di tempo. Questi sono i City Joggers, taglia M. Questi sono neri, ce li hanno anche bianchi o grigi e li volevo prendere per sostituire i miei attuali che ho in questo momento. Sono veramente comodissimi, sono anche attillati, però non troppo, no? Mm-hmm. Ci posso girare, no? Mm-hmm. Belli, comodissimi. Li ho presi neri, mi sa che me li prendo anche bianchi apposta. Non so se si vede qua, ma c'è il logo rialzato. Vieni qua, amore. Si vede? Sì, belli. C'è il logo rialzato. Bello, sì. Top. Ragazzi, se volete supportare il mio lavoro, se volete ordinarvi abbigliamento, volete provare le nuove barrette, queste cose qua, il codice sconto è sempre Muscoli a Vita, e se passate dal link qua sotto io mi prendo anche una commissione, quindi praticamente mi aiutate solo per comodità. E niente, continuiamo col video. Ragazzi, siamo da Chipotle. Io non ci vado da quando stavamo in America, ovviamente a Los Angeles, mi sembra, comunque in California. Ne hanno appena aperti 3 o 4 qua a Londra, quindi abbiamo deciso di venirci a fare il mio. Se non avete mai provato Chipotle, raga, è una bomba. È tipo un posto messicano, bowl, burrito, taco, si può fare tutte queste cose, e la cosa bella è che decidi tu gli ingredienti. Quindi, dato che sto in deficit, non andrò per il burrito, vado per il bowl, così che, non lo so, me lo gusto di più, mi dura di più, e mi faccio una tortilla on the side. È il primo passo della giornata, praticamente sono stato a digiuno l'altro giorno, solo ho avuto bevuto un caffè e un tè, e quindi ho abbastanza calorie. Vi faccio vedere come lo prendo. Ragazzi, alla fine mi sono dimenticato la tortilla, mi sono preso una bowl, ci ho messo doppio pollo che vedete qua sotto, ci ho messo la salsa, un pochino di formaggio, della lattuga e il pomodoro, ci sono anche i black beans, riso, ho deciso di prendere il riso integrale e una Coca-Cola Zero. Ragazzi, siamo arrivati al Covent Garden, stiamo facendo un giretto intorno e in realtà stiamo cercando lo store di Superga, perché Ele inizierà a lavorare qua a Londra proprio a Superga. Non sappiamo bene dove sta, facciamoci un giretto, di là, andiamo di là. Comunque carino, un sacco di gente ma molto carino. Purtroppo niente per noi. Siamo davanti a Shake Shack, non sapete quante volte l'ho sentito, mai provato. Chinatown. Eccolo qua, ragazzi, lo vedo. Amore, sei pronta? Sì. Hello. Figata sta cosa, oh. Ma vedi che figata. Stiamo camminando e pensiamo di andare alla mostra Body Worlds, che è praticamente la mostra di come funziona il corpo. Fanno vedere i muscoli, gli organi, tutte queste cose qua. E le veramente ci vuole andare. Però prima stiamo facendo tutti gli stop americani, quindi andiamo da Whole Foods, che è proprio qua. Assurdo, assurdo, andiamo a vedere com'è dentro. Raga, la prima volta che sto dentro un Whole Foods ci sono voluto venire praticamente tutta la mia vita. Ah, vedi che roba, ma che è? Ho fatto il tiro al cerchio,
Buono. Cupcakes pure. Yeah. Tipo i dolcetti quelli giapponesi. Ma come mai è così figo Whole Foods, che fa, amore? Tutta roba naturale, biologica, organica. Overpriced. Però è salutare. Sì, sì, sì. C'è la parte calda, poi c'è la parte salad. Buono. Questo è quello che vediamo, lo vedi nei youtuber americani, eh. Qui sì, fresh sushi, vedo là in fondo. Vedi. Tutte le pop chips, queste sono una bomba. La sezione Halo Top, ragazzi. Tutti super gelati e 300 calorie. Tutti gusti diversi. Questi li vedete solo in America. Raga, tipo questo gelato che è birthday cake, per tutto questo contenitore sono tipo 500 ml, 280 calorie. Assurdo, è tipo solo 6 grammi di zucchero e 20 grammi di proteine. Ho trovato la soluzione, raga. Mi prendo quello piccolino, dai. Un piccolo snack per chi è in definizione c'ha voglia di qualcosa di dolce. Intanto guardate che figata, ragazzi, sono andato sul sito di Chipotle, ho fatto il calcolatore per contare tutti gli ingredienti che ho messo io nel burrito e mi è uscito 800 calorie, vediamo un po', 800 calorie, 30 grammi di grassi, 80 proteine, 63 di carbo, dai. Ragazzi, siamo dentro questo museo Body World, non posso filmare niente, ma praticamente fanno vedere tutti i muscoli e le cose. Abbiamo appena finito la mostra, ragazzi, non avevo capito, ma in realtà questo qua, Body Wars, è quello che ci stava in Casino Royale di James Bond. Fighissimo veramente quando fanno la scena del tournament di poker. Quindi no, è stato molto bello da vedere. Praticamente dicono la dieta e l'allenamento è ottimo per restare sani, questo lo sappiamo, se seguite questo canale siamo già un grosso grosso passo avanti. Quindi sì, interessante, continuiamo con la giornata. Allora, oggi vi sto facendo vedere tutto quello che ho mangiato. Stasera ha cucinato Ele, che è stata bravissima. Infatti quando stiamo insieme è perfetto, perché non cucino, lei fa un sacco di verdure e cose così. Vi faccio vedere cosa ha cucinato. Allora, guardate qua che mi ha fatto. Del pollo, quanti grammi? Un petto intero, quindi 150-200 grammi, presumo. Di più, 250 questa. Con dei broccoli, delle carote. Cotto ovviamente senza olio, perché qua facciamo così. Tu invece cosa c'hai? Questo sarebbe wild fish, tipo merluzzo con verdure, melanzane e broccoli. E io per un po' più di carbo mi sono fatto qua due pite fatte in padella. Ci aggiungo adesso veramente pochissimo pesto, però praticamente viene una bomba. Se ci mettete un poco pesto con la pita, fate veramente un sandwich chicken pesto pita. E ci stiamo dividendo la nostra Diet Pepsi. E praticamente abbiamo mostrato tutto quello che ho mangiato oggi. Ragazzi, sono appena tornato a casa, volevo ringraziarvi se state ancora vedendo questo video, spero vi sia piaciuto un sacco. Ho fatto praticamente 3-4 giorni a Londra per andare a trovare Ele, quindi questo vlog è anche un pochino più personale in un certo senso, vi ho mostrato più della mia vita alla fine di coppia, un po' privata, quindi fatemi sapere se vi piacciono anche questo tipo di vlog. Penso che adesso che finirò la tesi all'università avrò un po' più di tempo e voglio portarvi ancora più vlog di questo tipo, quindi un po' più personale della mia vita privata e anche... ovviamente dei video informativi per aiutarvi al meglio se volete stare meglio durante l'estate, eccetera eccetera, perché ho continuato e sto continuando la definizione per un po' più a lungo per continuare a bruciare i grassi. Comunque volevo solamente ringraziarvi di cuore, state ancora guardando, perché grazie a voi e grazie a te se questo canale cresce. Più voi guardate il video e meglio è, a me fa piacere, perché almeno ci metto ancora più tempo per editare tutto, tipo questo video mi ci è voluto parecchie ore. E voglio veramente, sono grato di te, di voi, voglio solamente ringraziarvi, perché se prendete 10 minuti del vostro tempo per guardare questo video non sapete quanto lo apprezzo. Alla fine sono come voi, prendo in mano questa telecamera, filmo la mia giornata e poi voi prendete tempo per guardarvi tutto il video. Per me questo ancora è una cosa che non riesco bene a percepire. Comunque voglio ringraziarti tantissimo, lasciaci un like se ti è piaciuto, e niente, spacca tutto, ci vediamo al prossimo video.